questa lezione di stasera è dedicata alla nostra carissima amica Daniela Siva, in onore di un suo amico Mirko Andrea Bini, che noi gli auguriamo tanto bene, tanta felicità. E questa lezione appunto è dedicata alla sua felicità, ed è anche stata dedicata questa lezione da Esther Di Veroli, la nostra amica che ha fatto l'Aliyah in Eretz Israel, in onore della memoria del suo padre Sergio Di Veroli, Zichrono Livracha. Ricordiamo anche un po' di cose prima di cominciare la lezione, facciamo un po' di spot pubblicitari. Ricordiamo che la settimana entrante noi avremo doppia razione per chi vuole almeno di lezione. La prima lezione sarà il mercoledì sera verso le 8:30, perché faremo quella lezione con la grande Geula Nemni, dove sarà a Milano, nella casa di riposo. Chi a Milano potrà venire mercoledì sera alle 8, la diretta comincerà diciamo verso le 8:30 per dar tempo a tutte le signore di venire a mangiare qualcosa, e poi la lezione in sé comincerà intorno alle 8:30 il mercoledì sera. Perciò chi si trova a Milano può venire, chi si trova nel resto del mondo potrà appunto seguire la lezione di Geula, che è solo per donne, ma ovviamente anche gli uomini da casa potranno partecipare. E poi l'indomani avremo la nostra solita diretta, il giovedì sera normale con noi, che parleremo di Rosh Hashanah, perché sarà l'ultima lezione prima di Rosh Hashanah. Perciò studieremo qualche segreto dei meandri della Rosh Hashanah e vedremo appunto come poter anche quest'anno pregare bene, chiedere a Kadosh Baruch Hu che ci dia veramente a tutti noi un anno buono, un anno sereno, un anno dolce, un anno pacifico, pieno di bontà nel mondo, fino alla grande rivelazione che tutti noi desideriamo, aspettiamo, che è la rivelazione di Mashiach, presto ai giorni d'oggi. Infatti, a proposito di Mashiach, oggi è arrivato da Israele, avete già visto la pubblicità in giro, è arrivato questo libricino qua, che è di una trentina di pagine, in italiano, arrivato da Israele proprio oggi per posta. Qualcuno mi ha già scritto che vuole riceverlo. Se qualcuno di voi ovviamente parla di Mashiach, il libro si chiama Mashiach, Idea e Realtà, basato sugli studi del Rebbe, basato anche sui vari passi della Bibbia, della Torah. Perciò molto in breve, in linguaggio semplice, in italiano, parla appunto della redenzione finale che tanto noi parliamo e auspichiamo, della venuta di Mashiach. Perciò chi vorrà ricevere questo libro gratuitamente a casa potrà scrivermi in privato, scrivendo nome, cognome, indirizzo e tutto quanto che c'è bisogno per mandarlo via posta. Se volete più copie da dare a qualche amico o qualche parente, potete scrivermi in un nome unico, ma con quante copie volete, e ve le manderò benedette nell'arco della settimana entrante. Perciò abbiamo detto che la parasha, che mercoledì abbiamo la lezione di Geula. Abbiamo detto anche stasera la lezione parasha di Kitavò, ma è anche il 18 di Elul. 18 di Elul vuol dire che mancano questo Shabbat, pardon, non oggi, questo Shabbat che noi stiamo per arrivare è il 18 di Elul. Vuol dire che mancheranno 12 giorni a Rosh Hashanah. Vuol dire, cari amici, il tempo stringe, ci stiamo avvicinando a questo grande giorno che veramente Hashem ci donerà tutto il benessere del mondo, ma noi dobbiamo arrivare pronti, così come in una maratona o qualsiasi gara di ginnastica o di sport. Una persona non può arrivare alla maratona e cominciare a correre, deve fare mesi e mesi, anni di ginnastica, di preparazione, di allenamento. Il mese di Elul, come tante volte abbiamo detto in quest'ultimo mese, è il mese che noi alleniamo la nostra anima ad arrivare a questo grande giorno di Rosh Hashanah, e poi anche Kippur, tutte le festività che stanno per arrivare. Perciò questi ultimi giorni sono i giorni fatidici che ognuno di noi può veramente prendere la sua vita in mano e ribaltarla nel bene a 360 gradi. Perciò viene spiegato dalla Hasidut che quando arriva il 18 di Elul, 18 vuol dire Chai, perché sapete che nell'ebraico ogni lettera ha un valore numerico. La parola Chai, che vuol dire vita, vivo, il suo valore numerico è 18. Perciò il 18 di questo mese in particolare è un giorno vitale, è un giorno che noi attingiamo vitalità,
Infatti questo giorno sono nati due grandi personaggi chassidici, maestri chassidici. Uno è il Baal Shem Tov, vuol dire il fondatore proprio del chassidismo, e lo stesso giorno è nato il compleanno dell'Alter Rebbe, del colui che ha scritto il Tanya, perciò quello che ha fondato il chassidismo Chabad, perché ci sono tante famiglie di chassidismo, ci sono tante, diciamo, città, tante correnti chassidiche. Noi siamo chassidim Chabad di Lubavitch, perciò il fondatore generale, che era il Baal Shem Tov, e il fondatore appunto della nostra chassidut, sono nati 18, ovviamente in anni diversi, ma sono nati nel 18 di Elul, perciò questo fa vedere quanto queste due persone erano piene di vita, erano piene di buon auspicio, che appunto sono nati nel giorno di Chai, che vuol dire vitalità. Perciò il mese di Elul ci segna che quando arriva il 18 vuol dire che il conto alla rovescia si fa sempre più profondo. Mancano 12 giorni a Rosh Hashanah, e il Rebbe ha spiegato che in questi ultimi 12 giorni del mese, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rettificare tutto quello che noi abbiamo fatto durante gli ultimi 12 mesi dell'anno. Perciò ogni giorno, dal 18 fino al 30, che poi sarà Rosh Hashanah, Capodanno, noi abbiamo la forza di rettificare i 12 mesi dell'anno passato. Perciò il primo mese dell'anno scorso, che era il Tishrei, noi il 18 possiamo rettificare quel giorno lì, quel mese lì. E così, andando avanti, ogni giorno abbiamo la forza di rettificare, di fare Teshuvah per un mese dell'anno scorso, e così avanti. Perciò questi ultimi 12 giorni possiamo veramente mettercela tutta, incrementare nella preghiera, sia nella dose della preghiera, ma specialmente nel fervore, nella concentrazione, nell'amore che noi poniamo quando preghiamo, e in tutte le cose che facciamo, da tzedakah, donazioni, studio da Torah, aiutare il prossimo, ogni mitzvah che noi facciamo, in questi ultimi 12 giorni abbiamo la forza di incrementarli, per appunto far sì che tutti gli ultimi 12 mesi dell'anno scorso possano veramente prendere una grande vitalità ed essere totalmente messi a posto e aggiustati, eventualmente se abbiamo fatto un peccato o uno sbaglio durante quel mese dell'anno. Ok, vi racconto una storia bellissima. C'è un grande rabbino in Israele che si chiama Rav Grossman, un grande personaggio, a tante scuole, a tante istituzioni per poveri, quant'altro. Perciò lui, essendo che ha tante spese ogni mese per tutte quelle cose, le opere di bene che lui fa, lui è costretto sempre a girare il mondo, a chiedere delle donazioni, a girare, a conosce tanti personaggi, diciamo, molto benestanti, che appunto lo aiutano nella sua missione. Un giorno, uno di questi suoi ospiti, dei suoi sponsor, si trovava in Israele. Allora il rabbino l'ha portato al muro del pianto, al Kotel, per pregare. Quando andarono al Kotel, cominciarono a pregare, secondo loro quello che volevano pregare, tutto quanto, e il rabbino, Rav Grossman, ha notato che davanti a loro c'era una persona che piangeva, e piangeva amaramente, singhiozzava, ma non uno o due minuti come molte volte noi, dopo tanto tempo, quando andiamo al muro del pianto, magari siamo presi da questa emozione di tornare a casa nostra, al muro del pianto, allora magari ci sgorga una lacrima di emozione. Questo personaggio continuava a piangere, singhiozzava 10, 20, 30 minuti. A un certo punto il rabbino si rivolge al suo sponsor, al suo amico benestante, e dice: vedi, questo uomo qua sta piangendo amaramente da più di mezz'ora. Io adesso andrò da lui e gli chiederò qual è il suo problema. Se il suo problema è un problema monetario, perché ha problemi al lavoro e non ha soldi e quant'altro, ti chiedo per favore di dare una donazione a lui, che lui possa stare bene. Se invece il suo problema è di qualsiasi altro genere, spirituale o qualsiasi cosa che io possa aiutarlo da rabbino, allora io mi preoccuperò di aiutare questa persona. E così succede. Il rabbino si avvicina a questo signore che sta piangendo e gli chiede: dimmi, cos'hai? Sei malato? Non stai bene?
Dice: no, sto benissimo, grazie a Dio. Ti mancano dei soldi, hai bisogno di un prestito? No, tutto a posto. Ogni cosa che gli chiedeva era tutto a posto. Allora Bino dice: ma allora perché da mezz'ora stai piangendo lacrime amare, singhiozzando come un bambino? E l'ebreo gli risponde: sai, ieri sera ho fatto il matrimonio della mia ultima figlia e sono qui oggi a ringraziare il Signore che sono riuscito a sposare tutte le mie figlie con bravi ragazzi e sono riuscito a donare loro un bel matrimonio. E sono qua oggi a piangere di emozione e di ringraziare Hashem per questo grande bene che mi ha fatto, di questa grande gioia, perché sappiamo che non è difficile, non sempre è facile sposare i propri figli e donare loro un matrimonio e fare veramente tutto quello che loro hanno bisogno materialmente. E questo ebreo ringraziava dal profondo del cuore, era felice ed era così gioioso che le lacrime sgorgavano dall'emozione, in segno di ringraziamento a Hashem che lui è riuscito a sposare la sua ultima figlia. Cari amici, quante volte, sinceramente, quante volte noi siamo in grado di fare una cosa del genere? Di piangere per gioia e gratitudine a Dio per un qualcosa che noi abbiamo. Molte volte noi facciamo l'inverso, piangiamo e ci lamentiamo che ci manca qualcosa, che Dio non mi dà abbastanza soldi, che Dio non ci ascolta, che Dio non ci ha dimenticati. Abbiamo sentito e tutti noi sappiamo quanto noi umani ci lamentiamo di quanto vorremmo ancora avere e invece ci dimentichiamo di quanto bene noi abbiamo, ci dimentichiamo di quanto siamo fortunati e benedetti, ci dimentichiamo di quanta gente è malata negli ospedali purtroppo, quanta gente che soffre, invece noi circoliamo sani, abbiamo ogni benessere del mondo. Sì, magari non tutti hanno fior fiore di comodità. Ma non è sempre quello. Non sempre le comodità materiali sono cose che portano felicità nella vita. Ma c'è questa storia. Ci dimostra quanto noi dobbiamo essere consapevoli delle ricchezze che noi abbiamo. E le ricchezze non sono soltanto sempre oggetti materiali. Ricchezze possono essere amore. Amore in famiglia, amore tra i figli. Benessere di qualsiasi forma. Avere buoni amici, avere un... Qualsiasi cosa che noi oggi abbiamo è una ricchezza. Perciò questa storia ci deve veramente far capire di come noi dobbiamo cercare le priorità della vita. Non sono sempre le cose che luccicano, ma dobbiamo capire veramente quanto è importante e ringraziare, imparare a ringraziare il nostro Creatore per ogni piccola cosa che ci dà. Come diciamo nella preghiera, Kol ha-Neshama te'alelka, ogni anima loda Dio. Allora la Chassidut spiega, anziché dire Neshama, che vuol dire anima, dice ogni Neshima. Neshima vuol dire respiro. Perciò ogni respiro che noi facciamo, che siamo ancora vivi, che oggi ci siamo alzati dal letto, dobbiamo lodare il Signore per ogni istante che siamo in questo mondo e che siamo sani e che abbiamo una vita tranquilla e serena. Perciò dobbiamo imparare a ringraziare, a essere felici di ciò che abbiamo e sappiamo che il Rebbe scrive nel suo libro della Yom Yom, quel libro che per ogni giorno dell'anno ha un piccolo motto. Il Rebbe scrive: nelle ricchezze materiali dobbiamo guardare chi a meno di noi e dire grazie a Dio di quello che io ho, per fortuna che io ho quello che ho, perché c'è chi sta peggio di me. Come è scritto nei Salmi dei Padri, chi è il vero ricco è colui che è felice di quello che lui ha, che non guarda gli altri, ma è felice di quello che lui ha. Perciò spiegherebbe nelle ricchezze materiali bisogna sempre guardare chi sta peggio di noi e dire grazie a Dio, non mi devo lamentare, c'è chi sta peggio di me. Invece, al contrario, nelle ricchezze spirituali, vuol dire in quanto io riesco a fare mitzvot,
quanta Torah riesco a studiare, quanti poveri riesco ad aiutare e così via. Tutto quello che concerne la spiritualità. Lì, al contrario, noi dobbiamo guardare chi è più avanti di noi, chi è più ricco di noi e dire: voglio auspicare, voglio anch'io essere come lui, ricco spiritualmente. Perciò quello che nella ricchezza materiale è un divieto, la gelosia, invece nella ricchezza spirituale la gelosia è ben accetta. Perché? Perché ci spinge e ci sprona a diventare persone migliori, prendendo esempio da chi è più spirituale di noi, auspicando che anche noi riusciremo un giorno ad arrivare a quei livelli di poter essere veramente persone più spiccate nel senso spirituale. Perciò non dobbiamo mai essere invidiosi delle cose che le altre persone hanno, perché noi non possiamo mai sapere. Magari altre persone hanno delle ricchezze materiali che noi non abbiamo, però magari loro non hanno altre felicità che noi abbiamo. Ovviamente auspichiamo tutti di avere tanta felicità materiale anche, e anche spirituale. Nessuno dice che la materialità, che la ricchezza sia una cosa negativa. Magari che tutti fossimo benestanti da poter condurre una vita agiata, ma ricordiamoci, non è la ricchezza materiale che porta purtroppo sempre la vita, anzi, molte volte la ricchezza materiale porta preoccupazioni, porta sofferenze che magari una persona che sta meno agiata non ha questi problemi. Perciò noi non dobbiamo mai essere gelosi, invidiosi di altre persone. Perché? Perché la gelosia ci corrode da dentro. Una persona che è gelosa di qualcuno che ha qualcosa che lui non ha, non va bene, perché viviamo male. Perciò noi dobbiamo spiegare che ogni persona, noi dobbiamo capire che quello che noi abbiamo è quello che Hashem ha in serbo per noi. Se una persona ha più e un'altra persona di meno, bisogna essere felici per quello che abbiamo. Perché? Perché abbiamo la fiducia, perché siamo consapevoli che ogni cosa che noi abbiamo è un regalo divino. Perciò quello che Dio ci regala, quello che Dio ci dà, vuol dire che è quello che noi abbiamo bisogno. Se una persona più ha bisogno di più soldi, lui ce li ha. Se io ho meno soldi, vuol dire che io mi merito o che io ho meno bisogno di soldi. Perciò quello che Hashem ci dà, dobbiamo essere contenti ed essere sempre in forma di ringraziamento per ogni cosa che Hashem ci dà. Ok, questo si collega, ho raccontato questa storia perché la parashah della nostra settimana, parashah Kitavò, la Torah scrive: quando gli ebrei stanno per entrare in terra di Israele, quando sono ancora nel deserto, la Torah scrive una mitzvah: Ve'ahaya Kitavò el haaretz, quando entrerete nella terra di Israele, la conquisterete, la dividerete, ognuno di voi avrà ogni shevet, ogni tribù avrà una sua zona, una sua città e così via. Quando avrete dei campi, dovrete portare le primizie di ogni vostro frutto, dovete portarlo e regalarlo al Signore. Cosa sono le primizie? I frutti migliori, i primi frutti o quelli migliori che erano. Ogni contadino, ogni padrone del campo doveva segnalarli, fare un segno e dire: queste sono le primizie. E una volta che venivano staccate, non potevano essere mangiate dalla persona, ma dovevano essere donate a Dio. Ovviamente Dio non mangia i frutti. Come funzionava? Le si mettevano in un cestino di vimini, si portavano al santuario e si donavano al sacerdote, al Cohen. Il sacerdote rappresenta la divinità e lui le mangiava con la sua famiglia. Attenzione, questa mitzvah non è da confondere con la mitzvah del 10%. C'è un'altra mitzvah della Tzedakah, che la Torah dice: ogni cosa che tu guadagni, devi donare il 10% dei tuoi guadagni in donazione, che sia una scuola, che sia un centro di studio, che sia qualsiasi cosa sia, qualcosa di ebraico, o qualche povero, ovviamente. Il 10% del guadagno, la Torah dice, va donato. Addirittura, secondo la Hasidut, anche se non è un obbligo, è bene addirittura dare il 20%. Ma questo uno lo fa
in base alla sua volontà. Ma il 10% è una regola fissa della Torah che bisogna dare in beneficenza. Perciò qua, quando noi parliamo delle primizie che noi regaliamo a Dio, non si tratta del 10% che noi diamo dei soldi, ma si tratta proprio dei frutti migliori. Anziché, dopo lunghi mesi di aver lavorato duramente o sotto il sole cocente o sotto il freddo, la pioggia, il contadino finalmente va, raccoglie i suoi frutti, anziché godersi lui e la sua famiglia i frutti migliori del suo raccolto, del suo lavoro finalmente che ha sudato, la Torah dice no, i frutti migliori tu non hai diritto di mangiare, dovrai andare a regalarli a Dio. Per dirti che tutto quello che Hashem ci ha dato è un regalo, che è tutto da Hashem e non dobbiamo mai pensare io con la mia bravura ho guadagnato, ho fatto e ho creato. Questa mitzvah dei Bikurim, che è proprio la parte migliori delle primizie, le doniamo a qualcun altro e non noi dimostriamo a noi stessi, ma dimostriamo a Dio di quanto noi siamo consapevoli che noi abbiamo fatto un qualcosa, ma in verità era tutta una benedizione divina. Quando la persona dalla parte migliore del suo lavoro dimostra, io ero lì, semplicemente Dio mi ha benedetto. Perciò quando Dio mi ha benedetto, io devo dare la parte migliore, la parte più gustosa a qualcuno che rappresenti Dio e lui la mangerà con i suoi figli. E con questa mitzvah dimostriamo quanto veramente noi siamo nulli alla volontà di Hashem. Quanto noi veramente capiamo che non è per forza, scusate, la nostra forza o la nostra capacità manageriale di avere creato dei soldi o delle ricchezze, ma è tutta una benedizione di Dio. Ci sono tante persone, cari amici, che lavorano sodo mattina e sera, ma non riescono a finire il mese. Invece altre persone fanno un paio di telefonate, un po' di commercio, un po' di business qua e là e vivono benissimo. Perché? Non vuol dire per forza che chi impegna la sua vita, il suo tempo per guadagnare vuol dire che veramente guadagnerà, ma è soltanto una benedizione divina. Dio dà delle benedizioni a certe persone di più, ad altre di meno, ma tutto quello che noi riceviamo dobbiamo capire che non è la nostra bravura o il nostro impegno, bensì è una benedizione che Dio ha dato, è un regalo divino, perciò ogni centesimo, ogni frutto che noi riceviamo da Dio, così come ogni altra gioia che riceviamo da Dio, dobbiamo essere consapevoli che è tutta una cosa che è un miracolo, è un dono. E così come un dono può essere, Dio mai voglia, ripreso indietro, i doni vengono, i doni vanno, un giorno Dio può dare, un giorno può togliere. Ricordiamoci se noi facciamo attenzione di dare la decima, di dare la nostra parte migliore a Dio. Dio farà in modo che continuerà a darci le ricchezze che noi abbiamo bisogno. Però se Dio vede che noi teniamo tutto per noi stessi, allora che tipo di tramite sei tu? Se io ti do a te per poter dare agli altri e tu invece lo trattieni, allora non sei un buon messaggero. Dio cerca dei messaggeri, delle persone che donino dei loro soldi, delle loro ricchezze, oltre ovviamente del loro amore, del loro tempo, ma qua parliamo adesso di soldi, di ricchezza. Noi dobbiamo essere capaci di donare parte della nostra ricchezza a chi ha bisogno. Perché? Perché questa ricchezza è un dono di Dio e Dio vuole nella Torah che noi siamo capaci di share, di condividere le nostre ricchezze con le altre persone. Perciò colgo l'occasione di ricordare, ricordatevi di questa lezione, ogni volta che facciamo una lezione, di condividerla con le altre, i vostri amici su Facebook, in modo che altre persone possiamo appunto condividere le nostre ricchezze. Anche le lezioni di Torah sono delle ricchezze, ricchezze dell'anima. Perciò ricordiamoci sempre di condividere, di invitare altre persone a partecipare al nostro gruppo, alle nostre lezioni, in modo che tutti possiamo veramente imparare sempre cose nuove. Perciò, ritornando al nostro punto, quando noi capiamo che non è la fatica, il sudore, l'impegno che abbiamo messo che ci fa arricchire, bensì la benedizione di Dio, questo ci dà ancora in più un incentivo per rispettare il giorno dello Shabbat. Lo so,
Ne abbiamo già parlato tante volte. Lo so che è difficile chiudere l'attività di Shabbat, chiudere un negozio di Shabbat, perché è il giorno di maggior traffico, di maggior vendita. Però in base a quello che noi abbiamo appena studiato, quando una persona capisce che quello che lui ha non è dovuta al suo negozio, alla sua bravura o ai suoi clienti, che sono ormai buoni clienti da tempo, ma soltanto un regalo di Dio. È lo stesso Dio che ci dà la benedizione, lo stesso Dio ci dice il settimo giorno che è Shabbat, dal venerdì sera fino a sabato all'uscita delle stelle, non dovete lavorare, non dovete commerciare. Non soltanto che voi non dovete farlo, non si può lasciare neanche un qualcuno che lavori per noi, perché la Torah vuole che il nostro negozio sia chiuso. Perciò in base a quello che abbiamo appena studiato, questo ci dà una forza di dire che anche se il settimo giorno, che è proprio il giorno di maggior vendita, una persona riesce a chiudere il suo negozio perché ha fede in Dio, allora lui dimostra veramente che merita ogni ricchezza che gli ho ricevuto. Perciò, per chi mi sta ascoltando in questo momento e magari ha un negozio o un qualsiasi attività e lui si sente in obbligo di tenere il negozio aperto per qualsiasi motivo sia, ricordiamoci, Shabbat non bisogna lavorare, non porta benedizione. Impariamo ad avere fiducia cieca in Dio. Chiudiamo il giorno di Shabbat il nostro negozio e vedremo che Dio ci colmerà di vendite i 6 giorni precedenti, che anche se il settimo noi non lavoriamo, ma se Dio vuole, noi in un'ora soltanto, in un attimo, potremo coprire le vendite perdute del Shabbat tramite altri affari. Perché? Perché noi capiamo che è tutto da HaKadosh Baruch Hu. Perciò, detto ciò, i Bikurim, queste primizie che abbiamo spiegato prima, vanno messe in un cestino di vimini e vanno portate nel santuario e date al Kohen, al sacerdote. La domanda che tutti si pongono è: come mai, se i Bikurim sono così santi, così pregiati ed è una mitzvah così grande da fare, perché li mettiamo in un cesto di vimini che è un materiale povero, semplice, e non in un piatto d'argento, in un piatto d'oro o comunque in un qualcosa di più valore, di più onorevole per il Cohen? Invece prendiamo una cosa così elevata, così santa, che sono appunto le primizie, e le mettiamo in un oggetto povero, semplice, proprio due poli opposti che si incontrano. Come mai? Allora viene la Chassidut e ci insegna un qualcosa di profondo in questa mitzvah. Dice così: i frutti, queste primizie che noi abbiamo, che sono la parte migliore del nostro raccolto, cosa rappresentano? Rappresentano la nostra anima. La nostra anima è la parte migliore che noi abbiamo. Il cestino di vimini, che conta poco, cosa rappresenta? Rappresenta il nostro corpo. Oh, la nostra anima, quando noi nasciamo, scende dall'alto dei cieli e entra nel nostro corpo. Noi sappiamo che l'anima è divina, che è una parte di Hashem, che Hashem ci ha iniettato dentro di noi, e il nostro corpo è un corpo materiale, un corpo animale. Perciò qua abbiamo il connettersi di una parte divina con un qualcosa di prettamente fisico-animale. E ovviamente, quando la Neshama, l'anima, entra nel corpo per dargli vita, per farci vivere, durante l'arco della nostra vita, 70, 80, 90, 120 anni che siano di vita, auspichiamo ad arrivare ad avere una lunga vita, la nostra anima purtroppo soffre. Perché? Perché è in continuo combattimento con il corpo. Il corpo cosa vuole? Vuole soltanto avere i piaceri fisici, mangiare, bere e tutti quei piaceri che il corpo ha bisogno. L'anima invece vuole avere piaceri spirituali, studiare, pregare e fare le mitzvot. E molte volte i due sono in conflitto perché ognuno porta l'acqua al suo mulino, ognuno vuole fare quello che la sua indole richiede. Perciò potete immaginare divinità dentro a un corpo fisico animale è un continuo contrasto. Perciò la domanda si intensifica: perché allora Dio manda un'anima in un corpo e lo fa soffrire tutta questa vita? Perché Dio ci dice di mettere i frutti in un cestino semplice?
Ovviamente la risposta, le due risposte sono un concetto unico. Il concetto che la Chassidut ci insegna che Yerida Letzorech Aliyah vuol dire una discesa, però che ci porta a una salita. Molte volte nella vita noi abbiamo dei momenti di difficoltà, ma ci ricordiamo sempre che dopo questi momenti di difficoltà c'è sempre una salita, una risalita, un miglioramento. Dopo un incendio si diventa ricchi. Dopo... Ci sono tanti motti nella Torah che ci insegnano che dopo la sofferenza viene il bene, dopo il buio viene la luce e così via. Perciò questa discesa che la Neshama, l'anima, deve soffrire di entrare nel nostro corpo, alla fin fine la sua missione che cos'è? Che tramite la discesa e il disagio l'anima riesce a rivelare la sua vera essenza e sale a un livello superiore. L'anima deve scendere per dimostrare veramente la sua forza. E l'anima soltanto, come tante volte mi ha spiegato, soltanto tramite nel corpo riesce a fare le mitzvot fisiche. Le mitzvot che noi abbiamo, ricordiamoci, sono tutte legate a un oggetto fisico. Mettiamo i tefillin ogni giorno, le donne accendono le candele, suoniamo lo shofar, sono tutti oggetti fisici. L'anima, quando è in cielo, vicino a Dio, per quanto è vicina a Dio, non può fare tutte queste mitzvot che può fare soltanto quando scenderà in un corpo fisico, in un mondo fisico. È vero che l'anima soffre perché deve combattere ogni giorno contro l'indole animale del corpo, ma alla fin fine la battaglia la vince perché scende, ma è una discesa per far salire sia il corpo, perché il lavoro dell'anima è di trascinare, di elevare il corpo a diventare sempre più spiccata spiritualmente parlando, e in più, tramite che noi facciamo le mitzvot, la nostra anima riesce ad esprimersi, perché nel cielo, vicino a Hashem, l'anima non riesce a esprimersi. Perciò l'anima deve scendere per elevare il corpo, ed è questo lo scopo della vita: scendere per migliorare il mondo e non scappare dal mondo, non come fanno le persone, gli eremiti che si nascondono dal mondo, che stanno in montagna a meditare, che non vogliono avere a che fare con nessuno nel mondo per stare lontani dal peccato. Non è questo il modo di essere persone integre. Noi, la Torah ci chiede che noi dobbiamo, pur vivendo una vita materiale, una vita normale nel mondo, senza scappare, nasconderci in qualche angolo del mondo e stare rinchiusi e rintanati. Il mondo va vissuto. Noi dobbiamo avere a che fare più possibile con il mondo, come tante volte mi ha spiegato, che se tu hai a che fare con il mondo, allora riesci ad elevarlo con le tue preghiere, nonostante le difficoltà, nonostante che il mondo è pieno di inciampi e di cose che ci fanno deviare. Ma questo è lo scopo della vita, e questo è il challenge, la sfida della vita, cos'è? Di entrare in un mondo peccaminoso ed uscirne in un modo pulito, e non soltanto noi, ma di incrementare, di spingere le altre persone a poter anche loro capire quali sono le priorità della vita, migliorare il mondo. Perciò se io scappo dal mondo, mi allontano e vivo in un angolino solo per me, per non vedere niente di peccaminoso, sì, ho salvato forse la mia anima, ma non ho fatto la mia missione nel mondo, che è quello di prendere il mondo, di scendere giù nel mondo, abbassarsi per potersi elevare ed elevare anche il mondo intero. Perciò quando l'anima scende, è vero che ha disagio, ma tramite questo disagio riesce ad arrivare a un livello molto maggiore, che è lo scopo della nostra vita, di scendere giù per elevarci sempre più in alto. Perché noi capiamo che elevare la materia è uno strumento per servire Hashem. Ogni cosa che esiste nel mondo è uno strumento per Hashem. La tecnologia che noi usiamo, questo cellulare, questo Facebook, questo internet, questo wifi che noi abbiamo, tutte queste cose sono dell'ultima generazione, a cosa servono? Sicuramente non servono e non vanno usate per cose negative, per guardare cose che non si deve guardare o fare cose brutte. Ogni cosa di tecnologia che Hashem ha creato e ci ha donato è per divulgare la Torah, come noi facciamo. Siamo adesso in 60 persone che stiamo studiando la Torah sparsi per il mondo. Cosa? Grazie
a un oggetto dell'ultima generazione, a un qualcosa che anni e anni fa non c'era. E se oggi c'è, vuol dire che oggi noi più di sempre, visto che Mashiach sta per arrivare e perciò il mondo deve essere pronto a questa rivelazione, noi dobbiamo incrementare lo studio della Torah anche a costo di usare un oggetto, un qualcosa, come appunto i media, i social media che possono essere pericolosi, però noi lo usiamo per fare un qualcosa di elevato e di sofisticato spiritualmente parlando. Perciò ogni cosa che è la materia della materia è un simbolo, è uno strumento per poter conoscere Dio e divulgare la parola della Torah e servire Hashem in un modo più completo. Perciò la Torah ci insegna con questi concetti che stiamo parlando adesso, se sei caduto in basso o spiritualmente, o materialmente, non devi preoccuparti, non devi sentirti male. Ora puoi salire in alto. Ogni volta che la persona scende in basso, come l'anima scende in basso, anche noi possiamo salire in basso. Siamo caduti, abbiamo sbagliato, abbiamo peccato, abbiamo fatto un fallimento. Non fa differenza quale sia il nostro disagio. La Torah ci insegna che quando scendi c'è sempre una salita. E se vuoi, ti rialzi, ti asciughi le lacrime e vai avanti con più forza di prima, perché quando la persona cade, poi quando si alza in piedi, riesce a correre più forte di prima, perché il disagio della sofferenza ci dà una forza interna per capire che dobbiamo andare avanti e tutto questo era soltanto una prova, come il trampolino. Il trampolino in una piscina. Più una persona salta e va giù in basso il trampolino, più scende il trampolino, più il rimbalzo, il rimpetto ci porterà molto più in alto. È una cosa tecnica, una cosa scientifica questa, naturale. Più andiamo in basso e più riusciremo ad andare in alto. Perciò, ripeto, chiunque mi sta ascoltando, se si trova in un livello basso di spirito o di fisico, non abbiate paura. Era soltanto per dare una chance di poter risalire ancora in alto. Anzi, più si è caduti in basso, e più abbiamo la rincorsa e la forza di salire sempre più in alto. E quando parliamo di spirito, la Torah ci racconta: sappiate, ogni persona che ha fatto dei peccati, quando fa teshuva, visto che adesso siamo nel periodo che dobbiamo fare teshuva, di tornare a Dio, c'è scritto nella Torah: ogni chi fa teshuva sincera, forte, ogni peccato che lui ha fatto si trasforma in positivo, in mitzvah. Se una persona ha fatto 100 peccati, si trasformano in 100 meriti. Perché? Perché lui, tramite la forza della sua teshuva non vuol dire soltanto smettere di fare dei peccati, ma vuol dire cambiare la propria vita, prendere tutta la nostra vita e trasformarla in positivo. Perciò anche le cose negative passate, Dio ce le trasforma e ce le calcola come delle mitzvot, come delle cose di merito. Perciò non c'è motivo di piangere, non c'è motivo di essere tristi e di buttarsi giù di morale. Al contrario, questa Torah, la Torah ci deve dare la forza di dire: non è mai tardi, sei sempre in un buon momento, dovunque ti trovi, in qualsiasi situazione ti trovi. Abbi fede in Dio, se tu fai vedere a Lui un passo in avanti perché vuoi migliorare la tua vita, Dio te ne farà 10 verso di te. Perciò forza e coraggio, adesso è il momento giusto di poter prendere la nostra vita in mano e andare avanti sempre più in alto. Ed è questo, ritornando al punto, tutto quello che stiamo parlando finora, delle primizie e del salire e del scendere, tutto questo è il messaggio di Rosh Hashanah. Fra poco è Rosh Hashanah. Non dobbiamo pensare che l'anno nuovo ci debba portare soltanto delle ricchezze materiali. Non è soltanto le ricchezze materiali che fanno una vita agiata, ma dobbiamo anche pregare a Dio per la nostra anima. Preghiamo che Hashem ci possa illuminare, che il nostro cuore possa essere forte e il nostro cervello possa indurci a capire le vere priorità della vita, che sono la Torah e le mitzvot, o per i gentili i 7 precetti di Noè e la bontà per il prossimo.
Perciò quando preghiamo a Dio, impariamo veramente a cosa chiedere, perché la preghiera, quello che noi formuliamo è importante. Molte volte noi non riusciamo a ricevere qualcosa perché sbagliamo la preghiera, chiediamo cose sbagliate. Sicuramente dobbiamo chiedere ricchezza materiale, salute, ma non dimentichiamoci anche di chiedere spiritualità, che la nostra anima possa illuminare sopra il nostro corpo animale, che la nostra anima possa essere una buona guida, che il corpo venga guidato e trascinato a fare solo la cosa positiva. Ed è questo quello che a Rosh Hashanah noi dobbiamo pregare, che Hashem ci illumini. Perciò, questo ci dimostra che quando noi siamo fedeli a Dio e ringraziamo Hashem per ogni cosa che ci fa, anche se c'è una sofferenza, capiamo che è una sofferenza che porta a qualcosa di buono. Perciò il cestino di vimini, che era un oggetto semplice, simboleggia che il frutto santo che entra appoggiato in questo cestino è per elevare ogni cosa, perché cioè ogni cosa va presa e va elevata. Sapete, c'è scritto nella Torah, la prima volta quando gli ebrei hanno fatto la mitzvah di donare i sacrifici, le primizie al Cohen, era soltanto dopo 14 anni che sono entrati in terra di Israele. Come mai? Come mai una mitzvah così importante che abbiamo parlato adesso, che dimostra la nostra gratitudine a Dio di tutte quelle ricchezze che ci dà, eccetera, eccetera, perché allora aspettare 14 anni prima di fare una mitzvah così importante? La Torah spiega che 14 anni era il tempo che gli ebrei, quando entrarono in terra di Israele, era il tempo che loro hanno impegnato a conquistare tutta la terra di Israele, perché è vero che Dio ha promesso la terra santa al popolo ebraico, ma prima, ma nel frattempo, finché loro sono arrivati dall'Egitto e quant'altro, nella terra di Israele abitava qualcun altro, anche se queste persone non erano i padroni della terra, perché appunto Dio l'aveva creata per il popolo ebraico, però abitava qualcun altro. Perciò, quando gli ebrei sono entrati in terra di Israele, hanno dovuto conquistare tutta la terra di Israele e poi suddividere la terra di Israele per le 12 tribù. Sappiamo che ogni tribù viveva in un posto, erano separati. Perciò tutto questo, conquistare la terra e dividere, separare la terra ad ognuno, è durato 14 anni. Però attenzione, nel frattempo, in questi 14 anni, le prime tribù che avevano conquistato, avevano già il loro pezzo, c'erano già le primizie, avevano già seminato, arato il loro campo e già mangiavano i frutti e già avevano delle primizie. Ma la Torah dice: non puoi donare le tue primizie fino a che tutti gli ebrei hanno conquistato la terra, fino a che ognuno ha il suo pezzo di terra, il suo paese, il suo terreno, e finché qualcuno avrà le sue primizie, allora quando anche l'ultimo delle tribù avrà la sua primizia, allora sì che potrai anche tu, il primo della serie, cominciare a fare le prime. Vuol dire che questa mitzvah delle primizie è una mitzvah che ha a che fare con la gioia, porta gioia, dare è una cosa di completezza e di gioia. Perciò, prima che anche l'ultimo dei Shvatim, delle tribù, non ha anche lui la sua primizia, nessuno potrà gioire nel portare la primizia. Come puoi tu gioire in una cerimonia così bella di portare le primizie e donarle a Dio, che era tutta una cerimonia, quando ancora c'è qualcuno dei tuoi fratelli che non c'ha ancora un terreno, che non ha ancora un pezzo di terra? Come puoi tu già cominciare a gioire quando qualcun altro non ha? Perciò la Torah dice: dovete aspettare che tutte le tribù abbiano il loro pezzo di terra, il loro terreno e le loro primizie, e allora tutti insieme, anche se per anni e anni le persone hanno avuto delle primizie, non avevano l'obbligo, non potevano portare le primizie, perché questa gioia è soltanto quando tutto il popolo veramente è insieme e quando tutte le persone possono insieme gioire di fare una mitzvah collettiva. Perciò io non posso gioire totalmente fino a che non c'è un ebreo con me, un fratello,
che possa gioire con me, perciò io non posso gioire finché qualcuno non ha anche lui il suo terreno. E questo lo vediamo proprio questo Shabbat che mi ha spiegato prima, che è il 18 di Elul, che sono nati questi due grandi maestri della Hasidut, il Baal Shem Tov e l'autore del Tanya. Loro cosa insegnano? Tutta la filosofia della Hasidut è basata sull'amore per il prossimo. Amore per il prossimo vuol dire che io amo così tanto il prossimo, chiunque lui sia, anche se non l'ho mai visto, anche se non so chi è, ma se so che ho un fratello che fa parte del mio popolo, anche dall'altra parte del mondo, bisogna amare e rispettare tutte le persone, anche chi non si conosce. Perciò questo è uno degli insegnamenti basilari della Hasidut. Ama il tuo prossimo come te stesso. Perciò così, come nel corpo ci sono dei arti diversi, cioè c'è il cervello, gli occhi, le mani, le braccia, i piedi anche, perciò c'è il cervello che è alto e sono i piedi che sono bassi, perciò in un corpo unico ci sono diversità nei arti che noi abbiamo. Infatti anche in una mano, se vedete, non c'è un dito uguale all'altro, non c'è un'altezza unica, sono tutti diversi perché per dimostrarci che anche se siamo in una mano unica, siamo tutti diversi. Anche in un corpo unico abbiamo cervello e abbiamo tallone. Questo cosa ci dimostra? Che pur essendoci diversità, il corpo è un corpo unico. E questo è quello che la Torah ci insegna, di rompere le barriere che ci sono tra le persone. Molte volte noi vediamo qualcuno che è meno erudito di noi, o che è meno ricco di noi, o che non si veste alla moda come noi, o che qualsiasi cosa sia che è diverso da noi, che non la pensa come noi, tendiamo ad allontanarlo perché non è abbastanza chic per noi in qualsiasi modo che noi lo vediamo. Ma la Torah ci insegna, Barchenu Avinu, Hashem ci benedice, Kulanu, a tutti noi, che Echad. Quando siamo Echad, che vuol dire uno, quando siamo uniti uno con l'altro, allora veramente noi possiamo ricevere la benedizione di Hashem. La benedizione di Hashem deriva soltanto quando noi siamo veramente uniti, quando noi amiamo e rispettiamo l'un l'altro. Ma se una persona mette dei paletti, mette le differenze da una parte all'altra del corpo, questa non va bene. Perciò un altro insegnamento bellissimo è: dobbiamo rompere le barriere e dare al prossimo quello che lui ha bisogno. Come tante volte abbiamo detto, noi non viviamo di quello che riceviamo, bensì noi viviamo di quello che noi siamo capaci di regalare agli altri. Questa è la vera vita. Quando io ho un qualcosa che so che a un mio compagno può servire magari più di me, non devo aspettare a pensarci, devo darglielo immediatamente. Devo donare a lui per far star bene lui. E se il mio fratello sta bene, sto bene anch'io. Come quella famosa storia che abbiamo raccontato una volta, c'erano due fratelli che uno era sposato e aveva diversi figli, l'altro fratello purtroppo non era ancora sposato, erano soci in affari. Un giorno, e ognuno aveva il suo campo, scusate, e un giorno, una sera, il fratello che non era sposato si sveglia e dice: ma mio fratello, poverino, ha moglie, ha figli, ha tante spese, io invece sono da solo, non ho bisogno di tutto questo campo. Allora lui va nella sera e sposta il confine del suo campo, lo sposta verso quello del fratello in modo da allungare il confine del fratello, di regalare un pezzo del suo terreno al fratello che aveva più bisogno perché aveva più spese. La stessa sera l'altro fratello fa lo stesso pensiero, si alza di notte, dice: io, grazie a Dio, ho una moglie, ho dei figli, mio fratello poverino è da solo, io ho già delle gioie, tutti questi soldi cosa me ne faccio? E fa lo stesso concetto, si alza per spostare il confine del suo campo, a regalare un po' a suo fratello che è da solo. E in quel momento tutti e due si incontrano e capiscono quello che ognuno aveva pensato sull'altro, che ognuno amava l'altro fratello come se stesso, e in quel momento si abbracciano e si baciano e capiscono quanto veramente il loro amore l'un per l'altro è così intenso. Questo vale anche, infatti in quel momento Hashem ha detto, proprio in questo punto qua,
io costruirò il santuario, il Beit HaMikdash. Che il santuario cos'è? È la casa di Hashem, la casa dell'amore, è la casa del rispetto per il prossimo. Appunto, grazie a questa storia qua, i loro due hanno fatto in modo che questo sia un punto che in eterno sarà un posto di pace e di amore. E speriamo veramente che presto, anche ai giorni d'oggi, potremo veramente ricostruire e riavere il terzo santuario tramite la venuta di Mashiach Tzidkenu, che porterà pace eterna in tutto il mondo. Voglio raccontarvi ancora un pezzetto e poi chiudiamo fra poco un altro concetto della Torah, della parasha che noi leggiamo domani. Oltre a parlare delle primizie, parla anche a un certo punto delle Chas Shalom, quelle che Dio non voglia, quelle che vengono chiamate in un linguaggio le maledizioni. C'è un pezzo della Torah che leggeremo che parla che se gli ebrei non faranno la volontà di Dio, allora delle brutte cose succederanno al popolo ebraico. Invece, se invece noi facciamo le mitzvot, Dio ci benedice con tante buone cose. Ma la domanda che ci si pone è come è possibile che la Torah scriva delle cose negative? La Torah scriva delle cose che sembrano e vengono chiamate in un modo volgare delle maledizioni che non sono. Allora, la Chassidut, come sempre, la Chassidut ci viene ad aiutare a capire in profondità quello che la Torah molte volte non è chiara. La Chassidut ci viene a insegnare dietro le quinte, in profondità, cosa vuol dire. E la Chassidut ci insegna che in verità quello che noi leggiamo, che sembrano delle maledizioni, in verità, in realtà, sono delle altissime benedizioni che ci vengono. E viene spiegato nella Kabbalah che tutto quello che in cielo è molto alto, quando scende giù nel mondo fisico, cade molto in basso. Perciò queste benedizioni, queste che noi nel mondo qua le sentiamo come maledizioni, in verità nel cielo la loro radice sono delle altissime benedizioni che appunto quando scendono in basso scendono più lontane. Per darvi un esempio pratico, se una persona ha un muro e butta giù questo muro, la parte più alta del muro dove andrà a finire? La mattonella più alta andrà a finire più lontana. Invece la parte più bassa del muro andrà, quando cade, andrà a finire vicino. Perciò tutto quello che è alto, quando cade in basso, cade lontano, e tutto quello che è basso rimane vicino. E questo è lo stesso concetto di Esaù e Giacobbe. Vi ricordate i due gemelli? Esaù era il gemello cattivo, il gemello che andava a cacciare, quello che non voleva la primogenitura. Invece Giacobbe era il tzaddik, era la persona che studiava e tutto il giorno era lì che pregava e era devoto a Dio. In verità, la Chassidut insegna che l'anima del cattivo di Esaù alla radice era molto più elevata spiritualmente del fratello Tzadik, però in radice, in cielo, quando è sceso nel mondo fisico, è caduto in basso, perciò il fratello Giacobbe era più Tzadik perché lui era, in verità, la sua anima era meno spiccata, però lui cosa ha fatto? Nonostante che aveva l'anima meno spiccata, lui si è impegnato molto di più del fratello ed è riuscito ad arrivare a un livello maggiore, e questo è il bello. Non è importante se la tua anima è poco spiccata, ognuno ha un livello di anima, c'è chi è più spirituale, c'è chi è meno spirituale. Non è importante in che modo Dio ti ha fatto nascere, ma è importante la forza e il coraggio che tu metti. Ci sono appunto come Giacobbe e Esaù. Giacobbe era meno portato a essere spirituale, ma lui si è impegnato di più e ha superato il fratello. E al contrario, molte volte ci sono delle persone che hanno grandi doti spirituali, ma non le usano. Perché? Perché non si sentono di doverle usare queste forze che Dio gli ha donato e scendono di livello. Perciò non è importante come sei stato nato, a che cosa sei predisposto nella tua vita, ma è importante dove tu puoi arrivare. Ci sono certe persone che sono predisposte a rubare, a uccidere e a fare cose negative. Ma non vuol dire che sono obbligate a farle. Sono predisposte, vuol dire che hanno una sfida maggiore. Ma se loro vogliono, riescono a prendere la forza che loro hanno in questa cosa negativa e tramutarla in qualcosa di positivo. E idem in contrario, se una persona è spiccato, è portato a essere spirituale, ma anche lui se non si impegna, può
potrà anche lui scendere di livello e diventare peggio di qualcuno che è nato con delle trasportazioni negative. Perciò questa lezione anche è finita. La Torah ci insegna che tutto in mano nostra, è tutto in mano nostra, così come noi vogliamo indirizzare la nostra vita, così noi riusciremo a fare. Come a Rosh Hashanah diciamo che Dio scrive il destino di ognuno di noi, ma ricordiamoci che è vero che Dio scrive, ma noi siamo quelli che tramite le nostre azioni e il nostro comportamento riusciamo a dettare a Dio quello che veramente noi vogliamo che venga scritto. Perciò Dio magari vuole scrivere qualcosa di buono, ma noi forse con una cattiva attitudine riusciamo a cambiare una buona scrittura in qualcosa di negativo, ma anche al contrario. Questo per insegnarci che è tutto in mano nostra. Sta a noi decidere le sorti dell'anno che sta per entrare, le sorti della nostra vita, e sta a noi veramente pregare e avere fiducia ad Hashem e dire: Hashem, aiutami, anche se io sono tendente a fare un qualcosa di male, ti prego Dio, aiutami a trattenere il mio Yetzer Hara, la mia inclinazione al male, perché anche per queste cose bisogna pregare a Dio anche che ci aiuti nella nostra vita spirituale. E Be'ezrat Hashem auspichiamo e chiediamo a Hashem che possa scrivere veramente per tutto il mondo intero un anno pieno di benedizioni, di gioia, di benessere, di guarigione, e finché arriveremo alla benedizione più grande che c'è, che è ovviamente la venuta del Mashiach Tzidkenu, che verrà a portare pace in tutto il mondo intero. Amen. Che nirazzoni. Ricordiamoci, chi vuole ricevere questo libro potrà scrivermi in privato e Be'ezrat Hashem glielo manderò dovunque siate in Italia, lo manderò per posta, il libro è gratuito, e Be'ezrat Hashem, tramite che noi studieremo dei concetti di Mashiach, potremo capire maggiormente cos'è questa grande cosa che sta per succedere, e avremo più voglia, capendo, desidereremo molto di più avere questa grande rivelazione. Shabbat shalom a tutti, a mercoledì, alla diretta con Geula Nemni. Ricordate di condividere la lezione se non l'avete ancora fatta, condividete, condividete, condividete. Romana Gatti, shalom, ecco, non l'avevo vista prima. Stefania Della Rocca, Esther Madrid. Sandro Piperno, benvenuti a tutti. Hannah Weintraub. Daniela Siva ormai fa parte della famiglia. Francesca Cascinelli. E i nomi vanno veloci. Lucia Sarti non manca mai. Naomi Amati, anche lei non manca mai. Baruch Hashem, abbiamo un gruppo consolidato. E anche stasera siamo arrivati alla fine della nostra diretta. Auguriamo a tutti un splendido Shabbat. Ricordiamoci, questo Shabbat è il 18 di Elul. Vita! Questo Shabbat deve dare vitalità agli ultimi 12 giorni del nostro anno. Russo Giuseppe. Antonio Amao. Amishai Lazarov, un grande Hasid, anche se soltanto potenzialmente, ma un grande Hasid.
Luigi Solarino, mio amico di Roma. Luigi Solarino ha avuto il coraggio all'età di, non mi ricordo, aveva già 40 e passa anni, di fare il Brit Milà. Quando ho scoperto, Luigi, di essere di madre ebrea, mi ha chiamato, ci siamo trovati, sono andato a Roma, abbiamo organizzato un Brit Milà, una circoncisione, quando aveva 40 e passa anni, non mi ricordo esattamente, e da quel giorno in poi siamo rimasti in contatto. Luigi Solarino è veramente una delle persone a Roma che voglio più bene di tutti, perché mi ha dato il merito di potergli organizzare il Brit Milà. Perciò, se qualcuno dei presenti che è di madre ebrea non ha avuto la possibilità, per qualsiasi motivo sia, di fare la circoncisione, ah ecco, mi dice 49 anni aveva, sì, 49 anni ha fatto il Brit Milà. Se c'è qualcuno dei presenti che non ha ancora, ripeto, se è di madre ebrea, che non ha fatto ancora la circoncisione, non è importante quanti anni avete, si può fare a qualsiasi età, lo organizziamo come si deve. Abbiamo anche un'altra persona, Davide Carnicelli, che ha fatto Bar Mitzvah, ha messo i tefillin all'età di 39 anni, perciò abbiamo qui persone che cominciano la loro vita ebraica, perché magari nel loro passato non c'era, non erano stati abituati a fare, perciò non è mai tardi. Rivolgetevi a me, scrivetemi, anche se non sono nella vostra città, verrò dove siete, verrò in capo al mondo per aiutarvi a fare o il Brit Milà o il Bar Mitzvah o qualsiasi cosa abbiate bisogno. Dobbiamo completarci, dobbiamo essere delle brave persone, dobbiamo essere servitori di Hashem, e tutte queste cose Hashem ha un piacere grandioso, ancora di più, ha più piacere di un bambino, di una persona di 49 anni che fa la circoncisione, piuttosto che un bambino di 8 giorni che il papà lo porta. È vero, bisogna farla 8 giorni, ma nel caso che qualcuno non ha avuto il merito o la fortuna di poterlo fare, non è mai tardi. Possiamo ancora adesso, se qualcuno ha bisogno, di fare il Brit Milà o il Bar Mitzvah, anche se è in età avanzata. Perciò vi saluto di nuovo, vi metto l'ultimo pezzetto di musica per dare ancora un po' di gioia a questo Shabbat di Chai Elul, che auguriamo a tutti che sia veramente un mese, ultimi 12 giorni dell'anno, con Chayut, con tanta vitalità.